L'aumento delle frequenze di Vital Frosi, 23 febbraio 2022, traduzione Marina. Amati, nel momento in cui la Terra sta facendo la sua transizione e l'umanità fa la sua ascensione, la variazione e i cambiamenti di tutto ciò che ci circonda sono visibili. Tuttavia, nulla è paragonabile alle variazioni di frequenza, poiché esse non si vedono, ma si sentono. Il passaggio dalla terza dimensione alla quinta dimensione non avviene improvvisamente. Questo causerebbe la distruzione del pianeta e la fine dell'umanità terrana. Ne abbiamo già scritto in testi precedenti. La transizione dura in media 3 secoli. Ora siamo negli ultimi decenni e quindi possiamo sentire più intensamente. Gli eventi finali della transizione coincideranno con l'ascensione di buona parte dell'umanità. E tutti coloro che sono pronti a terminare le loro esperienze in un mondo di espiazioni e prove passeranno anche alla nuova Terra, cioè a un mondo di quinta dimensione. La vecchia Terra 3D viene gradualmente sostituita dalla nuova Terra 5D. Le frequenze salgono a poco e poi scendono di nuovo, in modo che gli incarnati possano adattarsi senza subire l'impatto di un cambiamento improvviso. Quindi possiamo osservare come questo accade ad ogni essere umano. La frequenza non è conoscenza. E tantomeno è una volontà individuale. La frequenza è una vibrazione diversa secondo una coscienza più o meno elevata, una coscienza più o meno espansa. È lo stato di ogni coscienza che determina la gamma di frequenze in cui ognuno si trova. Anche così, nessuno alza il livello di frequenza facendo passi da gigante. Nessuno può salire e rimanere lì a lungo. Ciò che accade è un progresso graduale. È come fare 2 passi avanti e uno indietro. Avanziamo di alcune gamme di frequenza sempre più alte, poi facciamo un passo indietro per abituare i nostri corpi fisici, emotivi e mentali. Ogni linea superata è sempre una conquista. E ad ogni conquista la permanenza su quella gamma diventa sempre più lunga. Quindi, in ogni momento, abbiamo l'opportunità di avanzare per piccoli intervalli di banda di quinta dimensione, rimanendo lì ogni volta per un tempo maggiore. E quando ci ritiriamo alle bande 4D e anche quelle 3D, ci muoviamo sempre verso bande meno dense e rimaniamo lì sempre per meno tempo. E così l'umanità cammina verso la 5D. Non è lontano il momento in cui molti non torneranno più indietro. Resteranno sempre più a lungo sulla frequenza 5D, finché non lasceranno definitivamente le dimensioni inferiori. Poiché siamo in transizione, lo stesso processo non avviene per tutti allo stesso tempo. Dipende da come ognuno si posiziona in termini di atteggiamenti, comprensione e vibrazione. Potete vedere come procede il vostro processo. Non fate paragoni con gli altri. Guardate e percepite le vostre vibrazioni e le vostre reazioni in base a ogni momento della vostra giornata. Guardate come tutto cambia rapidamente da un giorno all'altro e anche da un'ora all'altra. Ci sono momenti di grande pace e subito dopo sembra che il mondo crolli per sempre. Ci sono momenti di grande gioia e subito dopo una strana tristezza si impadronisce di voi. Si alternano momenti di tanta euforia a momenti di sconforto, momenti di totale comprensione a momenti di rabbia inspiegabile, di grande fiducia e di paura estrema. E tanti altri sintomi. Quando vi innalzate alle frequenze di quinta dimensione, sembra che il mondo sia davvero molto migliore e la sensazione di benessere è costante.
Tuttavia, quando la frequenza ritorna a gamme più basse, cioè di terza dimensione, lo shock è inevitabile. Il disagio si sente all'istante. Osservate come questo accade nella vostra vita quotidiana. Non scoraggiatevi quando la gamma di frequenza diminuisce. Capite solo che siete su una scala di ascensione e scendere di qualche gradino non vi impedisce di salire. Affermarsi in questa salita richiede di salire 2 o 3 gradini e poi scendere di 1 o 2. Anche così l'avanzata continua. Certe cose che una volta erano accettabili ora iniziano a diventare insopportabili. Vivere con certe persone, certi tipi di conversazioni e argomenti, certi luoghi un tempo frequentati, certi eventi, certi tipi di comportamento, e così anche nel cibo e nelle abitudini tradizionali, ora diventano un peso quando si devono sopportare. Notate quanto siete cambiati rispetto a qualche anno fa. Rivedete queste vecchie abitudini e provate a immaginarvi di farlo ora. Sicuramente non sareste incoraggiati a ripeterle. Tutto questo è impossibile nella vostra routine attuale. Questo è in realtà il cambiamento di frequenza. State attraversando le gamme di quinta dimensione e ci state sempre più a lungo. Ed è sempre più difficile sopportare di rimanere nelle gamme più basse, anche se dovete ancora ritornarvi. Quindi qualcuno potrebbe dire: perché non rimanere nelle gamme 5D? Anche se sembra ragionevole, non siamo ancora pronti. Questo adattamento avviene gradualmente. Anche il corpo fisico ha bisogno di adattarsi al nuovo DNA, GNA, perché da una base carbonio si sta lentamente trasformando in una base cristallina. La transizione planetaria è un evento grandioso che coinvolge l'intera galassia e l'ascensione dell'anima è un evento che coinvolge l'intera monade del vostro spirito. Immaginate i due più grandi eventi che si verificano contemporaneamente. Infatti non è per un semplice mortale. Questo sarà possibile solo per una parte dell'umanità incarnata, precisamente quella che è pronta e che sta completando l'apprendimento nella dualità 3D. Voi che state leggendo o ascoltando questo messaggio, siete esattamente in questo punto di transizione. State facendo questo processo di avanzamento, banda dopo banda, verso la 5D. State provando tutto ciò che è stato descritto qui. Ed è questo processo che vi fa sentire i progressi e le retrocessioni, poiché questa è la formula più comune all'interno dell'ascensione di ogni anima. Sono Vital Frosi e la mia missione è l'illuminazione. Namaste. Traduzione Marina.